Ora facciamo questo video di chirurgia generale, ovviamente mi ammazzo e la faccio tutta. Allora, argomenti che farò: pancreatite acuta, pancreatite cronica, carcinoma del pancreas, rapidamente tumori neuroendocrini, rapidamente carcinoide, poi epatocarcinoma, perché merita che venga fatto. Ok, e io dovrei fare 5 argomenti, altrimenti non mi trovo, capito? Quello mi fotte. 5 argomenti, vorrei uno più facile, più fattibile. Epatocarcinoma e poi facciamo appendicite acuta, che è l'argomento 8. Così ce l'abbiamo fatta. Andiamo, forza. Allora, la pancreatite acuta è un processo autodigestivo infiammatorio acuto a carico del parenchima epatico perché c'è una prematura attivazione degli enzimi lipidici, quindi il pancreas va incontro a una digestione. Abbiamo una pancreatite che può essere definita interstiziale ed ematosa confinata al pancreas, necrotica emorragica colliquativa sistemica. Epidemiologicamente è un problema tra i 45 e i 50 anni, indifferente come nel sesso. Eziologicamente la causa è un'ostruzione del Wilson con aumentata pressione endoluminale per uno spasmo dello sfintere di Oddi, ristagno del succo pancreatico e quindi digestione. Questo di solito succede per la calcolosi biliare o della colecisti, altrimenti per le forme alcoliche da grandi bevute, per l'azione tossica che attiva i precursori, ma in realtà anche per l'aumentata permeabilità dei dotti. L'aumentato tono basale dell'Oddi che aumenta, idiopatica, altre cause iperparatiroidismo, per l'ipercalcemia in realtà possiamo avere anche la gastrite da reflusso, poi l'ipertrigliceridemia in corso a nefrite, gravidanza, ipotiroidismo, forme familiari, danno diretto sulla membrana lipoproteica, farmaci, steroidi, estrogeni, diuretici, beta-bloccanti, virus della parotite oppure coxacchie o epatite. Ostruzioni parziali complete al deflusso per tumore ampollare, metastatico, pancreatico, papillodottite, iatrogena da CPRS, sfinterotomie endoscopiche e traumi addominali, di solito retropancreatico. Comunque, nella clinica, vediamo un attimo la clinica. La clinica della forma interstiziale è una problematica comunque che manifesta un dolore fisso, urente, viscerale con componente neurovegetativa, quindi con nausea, vomito e febbre. E a barra per diversi giorni, poco responsiva agli antidolorifici, dopo un pasto abbondante ricco di grassi, di solito viene esacerbato con un dolore a barra da ipocondrio sinistro, si irradia poi posteriormente al livello di L2 e delle spalle, infine va al torace e a tutto l'addome. La massa palpabile in epigastrio ce l'abbiamo quando si rigonfia la testa del pancreas, l'ittero ostruttivo, anch'esso è un fattore prognostico negativo con feci alcoliche, urine ipercroniche, Marsala. Tra le complicanze acute abbiamo la flemmone, se si dovesse infettare l'ascesso, le pseudocisti necrotiche che se fossero asettiche le puoi togliere tranquillamente, altrimenti potrebbero complicarsi questi ultimi con emorragie, melena, shock emorragico o peggio fistolizzare, quindi dare altre complicanze nel Wirsung o nel coledoco, dare stenosi duodenale, rischio anche di peritonite, ok? Tra le complicanze vascolari, pseudoaneurismi, fistole aortodudenali, trombosi venosa splenica o della porta. Le complicanze sono precoci sotto le 2 settimane, tardive oltre le 2 settimane. Ok? Per la necrotica emorragica, questa molto molto meno frequente, con complicanze sistemiche per una necrosi colliquativa da raccolta ematica intraepatica a retroperitoneale, poi sistemica con complicanze cardiovascolari, con ipovolemia, shock, tachicardia, disidratazione, ipotensione, cute fredda e algida, complicanze renali con necrosi tubulare acuta, insufficienza prerenale con oliguria acidosi, successiva all'acidosi, polmonari con versamento pleurico, atelettasie compressive, no? Insufficienza respiratoria, ARDS, metaboliche, iperglicemia, perché chiaramente l'insulina non funziona, encefalopatia pancreatica, tetania, perché abbiamo una condizione di ipercalcemia, acidosi metabolica, retinopatia, sepsi, SIRS, MOF, multi organ failure, segno di Grey Turner, quindi chiazze cianotiche, chimotiche a livello dei fianchi, invece di Cullen a livello periombelicale, quindi Grey Turner, Cullen. Nella diagnosi quindi dobbiamo vedere di tutto, dall'esame obiettivo a livello laboratoristico, l'emocromo, i globuli rossi superiori a 16.000, questo rientrerà poi nei criteri di Ranson dell'ammissione. Poi vediamo gli indici di funzionalità epatica, gli indici di colestasi, gli indici di funzionalità renale, gli indici di funzionalità pancreatica, le amilasi, le lipasi che aumenteranno 3 volte i livelli valori normali che ritroveremo poi nei criteri di Atlanta, gli elettroliti soprattutto in corso di ipocalcemia, non ipercalcemia, scusatemi, quindi può esserci anche il segno di Trousseau-Schwostek.
segno di trousseau dovrebbe essere questo, e Jouvostek dovrebbe essere questo, o viceversa, adesso non mi ricordo, non mi va di andare a cercare, invece no, devo cercare per non divulgare puttanate. Secondo me è il contrario. Ok, ipercalcemia, vediamo i segni dell'ipocalcemia. Allora, segno di Jouvostek, segno di Trousseau. Avevo detto che era il contrario. All'inizio l'ho detto male, ma... Quindi, Jouvostek è sulla compressione del facciale con uno spasmo del buccinatore, invece il Trousseau è quello della mano, del braccio, con lo sfigmo manometro. Vabbè, poi vediamo l'emogas analisi, la glicemia che sarà alta, gli indici di Flogosi, VESP, ICR, LDH che rientrano negli indici di Ranson, superiore a 350 unità al litro. Poi gli indici di funzionalità epatica ST-GOT superiore a 250 unità al litro, glicemia superiore a 200, l'età superiore ai 55 anni insieme alle leucociti superiori ai 16.000, criteri di ammissione di Ranson. Oltre le 48 ore l'ematocrito scende del 10%, l'azotemia supera i 5 mg a decilitro, la calcemia scende sotto 8, la pressione parziale di ossigeno va sotto i 60, c'è un deficit pure di basi, di liquidi, insomma, criterio gravissimo dopo le 48 ore. A ogni anomalia si dà un punto, sopra i 3 punti abbiamo una prognosi sfavorevole, poi c'è il criterio di APAC che valuta una serie di fattori importanti, sia funzionali principali che idroelettrolitici, poi c'è il criterio predittivo del Glasgow Coma Score, nella APAC più di 8 fattori anomali, criterio di prognosi negativa. Comunque, per quanto riguarda la diagnosi, ci avvaliamo anche dell'RX dell'addome, eventualmente c'è il segno dell'ansa sentinella per una forma di livello idraereo, quindi sindrome occlusiva, segno del taglio del colon a livello di una brusca interruzione nella fessura splenica, o ileo paralitico diffuso, insomma, o altri segni di occlusione intestinale come la scala Piori, l'inversione a U delle anse. L'ecografia dell'addome, già un po' più difficile, qualora ci sia una distensione gassosa delle anse, trovare la giusta finestra ecografica. In realtà aumenta di iperecogenicità il pancreas per fenomeni involutivi, okay? Soprattutto negli obesi iperlipidemici, ancora di più. Nelle forme edematose, quindi avremo una disomogeneità diffusa con un'ipoecogenicità rispetto al fegato, invece nella necrotica emorragica, nell'emorragia avremo iperecogenicità, nell'anecrotico ipoecogenicità. Ipo. Emorragia, necrosi, alternate. Ecodoppler per vedere le complicanze vascolari. TAC con mezzo di contrasto, la stessa identica cosa, quindi ipodensità o ipoiperdensità rispettivamente per edematosa e necrotica emorragica. Classificazione di Baltasar che si potrebbe fare con l'attacco con mezzo di contrasto, che ci permette di valutare il livello A quando il pancreas è normale, il livello B quando l'endema è diffuso nel pancreas, C quando ci sono delle raccolte peripancreatiche, D quando abbiamo delle raccolte che sono comunque nello spazio pancreatico anteriore, E quando abbiamo due o più raccolte fluide peripancreatiche indicative di suppurazione, cioè vuol dire che c'è un'alta probabilità di infezione, cioè abbiamo una flemmone, abbiamo un ascesso e l'ascesso si sta complicando. Abbiamo da 0 a 6 punti, quindi un criterio prognostico di mortalità. Colangiorisonanza magnetica per vedere il pancreas e le vie biliari. Criteri di Atlanta, criteri internistici, dove vedi più di 3 volte aumentati i livelli di amilasi e lipasi, dolore alla cintura e un reperto strumentale. Ripetiamo i criteri di Baltasar. Sono criteri in cui il pancreas è normale, altrimenti edema diffuso, altrimenti presenza di aderenze peripancreatiche, raccolte fluide una sola nel pancreas anteriore. Se sono due o più raccolte, già abbiamo un sospetto di suppurazione. Diagnosi differenziale: colicistite, colica biliare, ulcera peptica perforata, ischemia mesenterica, colangite, osclusione intestinale, aneurisma dell'aorta addominale. Lasciamo perdere tutte queste diagnosi differenziali. Indici prognostici detti Ranson, APAC, Glasgow Coma Score, management del paziente. Innanzitutto dobbiamo reintegrare, riequilibrare, ripristinare l'equilibrio idroelettrolitico del paziente, soprattutto l'ipocalcemia, idratarlo, nutrirlo in modo parenterale totale, dare antidolorifici. Prevenire le complicanze sistemiche, quindi dare dei farmaci che sono antisecretori somatostatina o octreotide e contro l'antiproteasica gabeosato mesilato o aprotinina. Gabesato mesilato aprotinina. Farmaci che inibiscono l'acidosi gastrica, l'acidità gastrica, inibitori di pompa protonica e profilassi antibiotica per l'infezione batterica. La terapia chirurgica, beh, per la calcolosi la CPR con endoscopia, che tu raggiungi la papilla duodenale, fai una papillotomia, entri nel colloidio e svuoti i calcoli. Curi l'eziologia sottostante, nelle pseudocisti puoi fare agoaspirato, drenaggio nel momento in cui, capito,
siano croniche asettiche in presenza di necrosi, necrosectomia pancreatica, attuale chirurgica fondamentalmente. Attuale chirurgica. Pancreatite cronica, già questo è un processo cronico irreversibile con una irreversibile sovrapposizione sclerotrofica parenchimale con una disfunzione prima esocrina e poi endocrina. Qui c'è l'acronimo TIGARO, dove T va per toxic, vuol dire che abbiamo a che fare con l'alcol, I per immunitarie, malattie autoimmuni molto, molto rare, G per genetics, A per condizione. No, idiopatico, A autoimmunitario, R ricorrente, la pancreatite acuta ricorrente, poi c'è la fibrosicistica tra le genetiche e O ostruttiva. In realtà l'ostruttiva è una classificazione morfologica dove abbiamo dei fenomeni calcifici di pancreatite cronica, quindi soprattutto per abuso d'alcol, ostruttiva per le lesioni ostruenti. I momenti più importanti da valutare, quindi di questo. Abbiamo detto il TIGARO per i fattori di rischio, la classificazione morfologica, calcifica, ostruttiva. Le fasi cliniche, abbiamo la fase precoce di frequente riacutizzazione con dolore epimesogastrico irradiato al dorso, intenso e scatenato dall'alcol o cibi ricchi di lipidi, tende a essere invalidante. Tardivamente, a distanza anche di 10 anni dall'esordio clinico, c'è una riduzione del dolore per una serie di costellazioni di segni e sintomi. Il dolore di solito è perché abbiamo anche un danno dei nervi periferici. Comunque, insufficienza esocrina in primis, quindi atrofia degli acini, quindi malassorbimento, perdita di peso, quindi andiamo incontro a steatorrea, liatorrea e malnutrizione nei pazienti anziani, insufficienza endocrina, diabete insulino-dipendente, complicanze locali, le stesse di prima, quindi stenosi del colelico, ittero, ascite pancreatica quando il versamento cola nel peritoneo, pseudocisti, ostruzione duodenale, trombosi a vena splenica, fistole pancreatiche, versamento pleurico e quant'altro. La cronica tende all'evoluzione neoplastica. La diagnosi di solito istologica è l'unica di certezza, però non potendo sempre fare biopsie di routine, la diagnostica per immagine è top. L'anamnesi e esame obiettivo sono i medesimi, gli analisi di laboratorio pure, ma aggiungerei per i deficit endocrini, test al glucagone, la valutazione dell'insulino resistenza. Per i test esocrini diretti abbiamo la chimotripsina e la stasi fecale, indirettamente invece abbiamo la fluorescein che viene poi digerita dalle esterasi pancreatiche e la ritrovi nelle urine, patologica se inferiore al 20%, perché non è stata digerita, perché appunto non viene prodotta l'esterasi pancreatica. La valutazione della steatorrea con più di 7 grammi di grassi nelle 24 ore è il PABA test. La diagnostica per immagini, l'RX, la ecografia, la TAC, la colangio risonanza magnetica, la terapia comportamentale oppure medica, dove tu tratti gli antidolorifici, l'insufficienza esocrina con lipasi ad alti dosaggi e antiacidi o omeprazolo, antidiabetici orali e poi terapia insulinica, terapia endoscopica con stenting, sfinterotomia, rimozione dei calcoli, trattamento delle complicanze pseudocisti e stenosi biliari, chirurgica, drenaggio con sistema duttale pancreatico, Wirsung, digiuno-stomia, pancreasectomie segmentari o subtotali, coledoco, digiuno-stomia. Vabbè, una serie di porcherie. Lo stenting, certo, per la dilatazione, la sfinterotomia e la rimozione con la CPRE, le pseudocisti che possono essere drenate, le stenosi biliari che possono essere riaperte, il drenaggio del sistema duttale pancreatico, perfetto. La pancreasectomia segmentare o subtotale dipende dal tipo di necrosectomia in corso. Coledoco, digiuno-stomia e un drenaggio biliare. Abbiamo detto che la pancreatite cronica è un fattore di rischio per il tumore del pancreas. Questo è un tumore molto silenzioso, è detto killer silenzioso, è una condizione che ha una sopravvivenza di 5% a 5 anni. Tra i fattori di rischio c'è la sigaretta, l'obesità, la pancreatite cronica, il diabete, l'età tra i 60 e 80 anni, l'etnia afroamericana, la familiarità, le sindromi Peutz-Jeghers, per esempio, che è una sindrome di poliposi del colon multipla, fattori protettivi, la frutta e la verdura, quindi antiossidanti. A livello patologico abbiamo l'adenocarcinoma duttale più frequente e i cisti adenocarcinomi che sono mollicci rispetto a questi che sono duri. Nel 2/3 dei casi sta nella testa, un terzo dei casi nella regione del corpo coda. La clinica è scarsa specifica, per questo killer silenzioso, solo nel 3% dei casi all'esordio si manifesta con una pancreatite acuta, sia edematosa che necrotica emorragica o pseudocisti.
Adesso per i tumori della testa avremo un itter ostruttivo ingravescente, aumenta la bilirubina ogni giorno con colecistiti palpabile, quindi segno di curvasietterie. In questo caso però l'ittero non è preceduto da dolore come nella colica biliare. Dolore in sede epigastrica a cintura, poi quando passa il dolore per l'infiltrazione neoplastica perineurale, compressione del coledoco e del Wilson, quindi abbiamo anche condizioni di dispepsia perché mancano i succhi pancreatici. In realtà anche iterostruttivo, postostruttivo, bilirubina diretta aumentata, dilatazione acuta dell'organo, segni poi atipici legati alla malnutrizione, più che altro la dispepsia, calo ponderale, anoressia, nausea, vomito per il dolore in realtà che è neurovegetativo, tardivamente stato cachettico perché la cachessia si associa a livelli infiammatori e tumorali e astenia, la fatigue. Quanto riguarda la dispepsia, questa è una triade di segni e sintomi, cioè la ripienezza postprandiale, la sazietà precoce e la nausea. Poi abbiamo epatosmegalia, massa palpabile, che è un segno prognostico negativo, deficit di enzimi digestivi, malassorbimento, steatorrea, e quindi feci grasse. Abbiamo detto che abbiamo dei grassi più di 7 grammi di grasso nelle 24 ore. L'iatorrea proprio indigerito, tardivamente ascite da carcinosi peritoneale, sindrome paraneoplastiche da CTH dipendente, tromboflebite migranti ricorrente di trusso, ipercalcemia non associata a variazioni di PTH. Nel corpo coda invece abbiamo un calo ponderale, dolore posteriore a sbarra, comparsa improvvisa di diabete mellito insulino dipendente, ipertensione posturale distrettuale con varici, posizione antalgica seduti con colonna flessa. Questo fa pensare a problematiche ortopediche o neurochirurgiche, perché allevia il dolore. Quindi ripetendo, nel corpo coda, dispepsia, dolore a barra, diabete mellito improvviso, insulino dipendente, ipertensione portale con varici esofagee per la compressione, no? Portale distrettuale, posizione antalgica con colonna flessa. Nella diagnosi abbiamo l'esame di curvasietterie, la colonna flessa e altri segni e sintomi, gli indici colestasi, fosfatasi acanina, gamma GT, bilirubina diretta, urine ipercromiche, Marsala, feci acoliche. L'amilasi può essere normale o aumentata, ma non è specifica del carcinoma. Le transaminasi si alzeranno tardivamente, un marker è il CA19-9 che supera i 37 unità a millilitro. Poi chiaramente importante anche l'emocromo. Nella diagnostica per immagini devi vedere la dilatazione della via biliare, eventualmente il calcolo, se c'è l'ecografia, la TAC, con l'angiorisonanza magnetica, l'ago aspirato citologico per il differenziale. Di solito il tumore è ipodenso alla TAC. Poi ci sono delle altre indagini come la CPRL, l'ecoendoscopia, l'RX del primo tratto del digerente per la valutazione dell'infiltrazione duodenale, la laparoscopia preoperatoria con lavaggio peritoneale dove trovi nel 15% dei casi micrometastasi, PET con fluoride ossi glucosio. Nella terapia, quella chirurgica, solo nel 15% dei casi pancreasectomia, fondamentalmente. Controindicazione alla terapia carcinosi peritoneale ascite, neoplastica, metastasi a distanza, invasione linfonodale dei linfonodi mediastinici, sovraclaviari, periaortici, interaortico cavali. Si fa una duodenocefalopancreasectomia, che è l'intervento di Whipple. L'invasione vascolare dei vasi mesenterici e dei visceri extrapancreatici, altro limite, i vasi interessati sono il tripodeceliaco, splenica, gastrica e epatica comune e mesenterica superiore e vena porta. Gli interventi resettivi sono la cefalo-duodeno-pancreasectomia, intervento di Whipple, che ha una fase demolitiva e ricostruttiva con resezione gastrica, biliare, pancreatica ileale. L'anastomosi con il pancreas, col corpo del pancreas e l'ansa digionale è pericolosa per il reflusso che può esserci, per i succhi pancreatici che possono digerire l'aria e causare delle fistole e complicanza post-operatoria. Cioè fondamentalmente l'anastomosi pancreatico digiuno-ostomia più epatico digiuno-ostomia. Poi c'è il pylorus preventive Whipple, che è il trasverso long mile dove vai a lasciare in situ il duodeno, altrimenti avrai la complicanza togliendo appunto il piloro del dumping syndrome.
La pancreasectomia totale, dove togli pancreas, duodeno, colicisti, milza, splenopancreasectomia sinistra distale per il tumore della corpocoda, dove togli la milza, ma non sempre. Per essere radicali anche la linfadenectomia regionale di 12 linfonodi. Poi devi fare la terapia sostitutiva per le amilasi e lipasi. La terapia poi antidiabetica e poi insulare. Per le complicanze post-operatorie, occhio all'emorragia, alle fistole pancreatiche, alle fistole biliari, agli ascessi e alla delayed gastric emptying syndrome. La prognosi è molto grave, la terapia palliativa può essere la derivazione biliodigestiva, la gastroenterica, vabbè, fondamentalmente chemio, radio, ablazione radiofrequenza per le metastasi epatiche. Si fa quello che si può. Per i tumori neuroendocrini, questi diciamo non sono così tanto argomento d'esame, quindi non starò a perderci la testa. Abbiamo quelli che vanno annoverati come non secernenti, apudomi, e carcinoidi che sono secernenti, quindi questi li trovi subito per l'iperrincrezione ormonale. I più importanti sono l'insulinoma, il gastrinoma. Nell'insulinoma abbiamo la triade di Whipple, il gastrinoma ha la sindrome Zollinger-Ellison. Poi abbiamo il vipoma con la sindrome di Werner-Morrison. Poi abbiamo il glucagonoma, somatostatinoma. Vabbè. Sindrome da carcinoide, in realtà questa appartiene ai tumori neuroendocrini, ma non solo gastrointestinali, ma anche bronchiali, quindi abbiamo un rilascio che può essere di varie sostanze, di solito è la serotonina la più frequente, con una serie di cliniche, di costellazioni cliniche, flashing, diarrea, crampi addominali, dolore, ostruzione legati all'effetto di massa del tumore, dispnea smatiforme, valvulopatia cardiaca, di solito polmonare, stenosi o insufficienza tricuspidalica. Di solito la terapia è chirurgica combinata a chemio, terapia medica è interferon alfa e analoghi di somatostatina che possono in qualche maniera controllare il tumore. Passiamo adesso al prossimo argomento che, cercando di non fare troppo tardi, è l'epatocarcinoma. Anche questo è un tumore molto importante. Questo tumore è correlato di solito in Africa e in Asia all'HBV, l'HGV. In Europa e in America l'alcolismo, le steatoepatiti non alcoliche NASH, poi stanno altri fattori chimici, carcinogeni e tossine, aflatossina beta dell'Aspergillus flavus, poi il vinilcloruro, l'amianto, gli anabolizzanti, gli estrogeni, annoveriamo poi il deficit di alfa-1 antitripsina, l'emocromatosi, la malattia di Wilson, poi colangite biliare, colangite sclerosante, cirrosi biliare primitiva e colangite sclerosante primitiva e cirrosi criptogena. Vabbè. Abbiamo un nodulo rigenerativo iperplastico che poi diventa displastico di vario grado, poi diventa nodulo singolo, secondo la classificazione di Hegel, epatocarcinoma multiplo e che può essere early, diciamo prima early, quindi quando abbiamo una displasia è 1 mm, early 1-2 cm, sopra i 2 cm abbiamo un epatocarcinoma singolo, poi multiplo, poi infiltrativo. Abbiamo una diagnosi poi differenziale tra un paziente sano e cirrotico nel outcome, fondamentalmente a favore del sano. Di solito il sano ha un nodulo singolo di 8 cm, il cirrotico multiplo di 5 cm, con un'incidenza dell'85% rispetto al 15% del sano. Nel cirrotico la resezione è minore per i problemi di coagulopatia e la mortalità è molto più alta. La clinica ci sono i sintomi e segni di effetto massa, poi legati all'effetto della malattia neoplastica e di metastasi ematiche, per non parlare delle paraneoplastiche, quindi ipoglicemia, dermatiti, pemfigo, eritrocitosi, ipercalcemia. All'esame noi vediamo l'alfa-fetoproteina, che in realtà insieme all'ecografia fa parte degli screening che vengono fatti ogni 6 mesi, invece nei pazienti che sono di basso rischio ogni 3 mesi il controllo. L'alfa-fetoproteina è superiore ai 400 nanogrammi decilitro, l'LDH e il CA19-9. Poi abbiamo le transaminasi, l'indice di colestasi, la ferritinemia, la leucocitosi neutrofila. Poi abbiamo una valutazione diagnostica per immagini con ecografia, TAC, risonanza magnetica, wash-in rapido, lento, wash-out, che permette di fare diagnosi differenziali molto importanti. Nella diagnosi abbiamo il preoperatorio con verdi di indocianina che, se va, diciamo, a essere ritenuto meno del 5% nel parenchima epatico, è normale, meno del 10% epatectomia allargata, 10-19% epatectomia sinistra o destra, 20-29% segmentomia, più del 40% in nucleo resezione, vuol dire top. Cioè fondamentalmente è ottimo. Per quanto riguarda la prognosi poi di questi pazienti, c'è il Child Pugh Score, quindi encefalopatia, INR, bilirubina, albumina e ascite, punteggio 5, 6, 7, 9, 10, 15, MELD Score con creatininemia, bilirubina e INR, e i criteri di Baveno, di tutto e di più. Per quanto riguarda il trattamento, abbiamo il trattamento chirurgico, un trattamento che, stando all'algoritmo di Barcellona, la resezione è
fatta soltanto nei casi in cui una forma veramente precoce inferiore a 2 cm in situ. Abbiamo una pressione portale bilirubina nella norma, oppure abbiamo una forma precoce con un tumore con 3 noduli inferiore a 3 cm, sempre con un performance status di 0. Tra le chirurgie, poi abbiamo chirurgie maggiori e minori in funzione del limite dei cutoff dei tre segmenti di cui no. La resezione è sicura quando abbiamo una buona funzionalità epatica, senza di ipertensione portale, una rigenerazione preoperatoria buona. Viene valutato anche il volume residuo epatico più del 40%, altrimenti lo mandi in insufficienza epatica. Di solito l'accesso chirurgico è bisottocostale con taglio a Mercedes, perché si fa anche la xifoide ombelicale, xifopubica come taglio. La chirurgia può essere maggiore, può essere una segmentomia, può essere tipica o atipica se segue quelle che sono le linee, le scissure, i piani scissurali. La chirurgia ha una sopravvivenza del 50%, invece quando noi abbiamo i criteri per il trapianto, fondamentalmente il trapianto noi lo andremo a fare a prendere in considerazione per le forme precoci e veramente precoci, con i criteri di Barcellona, quindi ho un nodulo sotto i 5 cm, ho 3 noduli inferiori ai 3 cm, rispettivamente quindi grado 1, grado 2 della classificazione di Barcellona, assenza di invasione vascolare metastasi, e fin qui ci siamo, ok? Altrimenti, quali altri trattamenti si fanno? Quelli percutanei, dove per esempio la termoablazione noi la possiamo fare per esempio nell'algoritmo, nelle veramente precoci e nelle precoci, che è un'ablazione che si fa con, diciamo, una radiofrequenza, ma neanche radiofrequenza, è una termoablazione. La radiofrequenza noi la andremo a fare nelle forme in cui è controindicato il trapianto, nelle forme precoci. Ed è una radiofrequenza, nonché venga refrigerata a quest'alta temperatura dai vasi vicino alla prossimità dei tumori, con un nodulo massimo di 2 centimetri. Poi abbiamo altri trattamenti che sono quelli con ablazione Ralcol, anche questo si fa quando è controindicato il trapianto, e qui si inietta l'alcol che va con una puntura transcutanea a bruciare il tumore. Infine abbiamo la chemioembolizzazione, anche questo, no, questa è già per trattamento intermedio, cioè non c'è trombosi portale, ma è comunque multinodulare con performance status di 0. Ok? Dopodiché abbiamo quella che è la chemo appunto embolizzazione con l'ipiodol. Infine abbiamo quando è stato avanzato, quindi invasione portale, metastasi, poi performance status da 0 e 2, chemioterapia con sorafenib in forma terminale, quindi c'è il PAG di tipo C. Quindi punteggio tra 10 e 15, cure palliative sintomatiche. Il trattamento percutaneo è un 35% di sopravvivenza, chemioembolico e chemioembolizzazione 25%, invece trapianto 75%, sempre secondo i criteri di Milano. 75% di sopravvivenza. Ultimo argomento che dobbiamo trattare, per ora, perché devo mangiare, l'appendicite acuta. Questa è una delle cause più frequenti di addome acuto, è una condizione legata al diverticolo, fondamentalmente del colon destro del ceco. L'eziopatogenesi legata a un'ostruzione, quindi con un coprolite, un accumulo di materiale fecale, corpo estraneo, parassiti, una linfo, un'iperplasia linfatica reattiva, che poi si può, quindi un'appendice che inizialmente è catarrale, quindi tumefatta, infiammata, iperemica, ma sierosa limpida, diventa suppurante perché il pus per la proliferazione di aerobi streptococco fecalis e Escherichia coli. Diventa gangrenosa quindi quando ci sono gli anaerobi, e quindi si fanno già dei trombi nei vasi intramurali, perforante poi verso la punta, si forma un ascesso, ma in realtà questo ascesso viene chiamato piastrone appendicolare perché ti salva l'omento, fa una forma di ascesso saccato che ti salva il culo e non va in peritonite diffusa. L'appendice può essere retrocercale, quindi devi immobilizzare il ceco col segno dello psoas, pelvica, quindi può dare delle complicanze anche a livello degli annessi e dell'ovaio. Clinicamente il dolore inizialmente è a livello epigastrico, periombelicale, poi scende verso la fossa iliaca destra sul punto di McBurney, quindi stiamo a livello di un terzo mediale tra l'ombelico e la cresta iliaca antero superiore. Poi abbiamo un dolore che non sempre si manifesta, non sempre è severo, può essere percepito più come un fastidio. Dopodiché abbiamo febbre, leucocitosi neutrofila, nausea e vomito. Segno di McBurney entro le 12 ore,
Nelle retrocecali non è positivo, devi andare a palpare con lo psoas la cresta iliaca antero-posteriore. Segno di Hodgkin, quindi andando a percuotere a sinistra si manifesta il dolore a destra sia per una questione di neuroembriogenesi sia perché c'è una ritenzione, non ritenzione, una diffusione gassosa attraverso il colon che va poi a urtare in modo riflesso l'appendice. Poi abbiamo il segno di Blumberg, la dolorabilità a rimbalzo, che in questo caso può essere positivo solo in un caso, quando noi avremo un ilio paralitico da peritonite. Esplorazione rettale, importante per la retrocecale pelvica, ma in realtà è molto importante anche per la valutazione poi abbiamo il segno dello psoas per la retrocecale, ma l'esplorazione rettale è molto importante per vedere il cavo di Douglas, per la retrocecale se c'è liquido. E lì siamo nella merda, è peritonite. È molto frequente negli anziani, tende a complicarsi con una sintomatologia sfumata, occhio ai bambini con un alto rischio di perforazione. La diagnosi puramente clinica, altrimenti ecografia, solo in alcuni casi si arriva a usare la TAC per fare un drenaggio fondamentalmente con un accesso chirurgico. La diagnosi differenziale non ci interessa, ma principalmente si farà poi col diverticolo di Meckel. La terapia chirurgica si fa entro 12-24 ore nell'anziano e nel bambino, entro 48 ore nell'adulto. Si può fare un'appendicectomia laparoscopica open. La laparoscopica si incide a livello periumbilicale, fa entrare il laparoscopico in fossa iliaca destra e l'ottica, cauterizzi il monco appendicolare. Invece l'appendicectomia open vai a fare nel punto di McBurney un'incisione, apri la parete peritoneale, raggiungi quelle che sono le tenie a livello della base appendicolare di convergenza dell'appendice, vai a sezionare quella che è l'arteria appendicolare del mesenteriolo e sezioni la base dell'appendice, altrimenti mandi tutti in emorragia, giustamente la devi clippare, e poi fai la sutura borsa di tabacco del moncone appendicolare che lo vai ad affondare. Ovviamente fai l'istologico per vedere se è un'appendice bianca neurogena non infiammatoria, allora in quel caso sarà diverticolo di Meckel. Altre diagnosi possibili comparabili sono la colica renale, l'infezione delle vie urinarie, le flogosi degli annesi e basta. Abbiamo finito anche questo.